Ciao a tutti, questo è un audiobook trailer. Cos'è un audiobook trailer? Per farla corta ma breve, un audiobook trailer è la lettura del primo capitolo di un libro. Se poi vi piace quello che avete ascoltato, il resto ve lo andate a leggere gratuitamente, un copyleft, scaricando il testo in PDF. Io sinceramente detesto gli audiobook. I libri vanno letti, non ascoltati. Inoltre leggere è anche un piacere. Certo, vedere un film, giocare ad un videogame, ascoltare la musica, sono tutti ottimi passatempi. Ma leggere è qualcosa di più di un passatempo. Anche perché leggere fa bene al cervello, sviluppa i vostri neuroni, arricchisce la vostra fantasia e mentre leggete la vostra mente forma quasi un film che si dispiega nel vostro cervello, che poi di fatto la rappresentazione immaginaria della favola di ciò che si legge. Quindi, per farla corta e breve, in questo file troverete una serie di introduzioni, cioè la lettura del primo capitolo del testo che vedrete in copertina allegato. Se poi vi piace quello che avete ascoltato, il resto ve lo andate a leggere andando a scaricare semplicemente il file che è coperto da copyleft. Ciao! Di che cosa parla la saga di Mia Fantascienza, che è composta da quattro libri? Intervista dalle colonie Extramondo, Warning Area 51, Round Patrouille Orion e Project UFO. Allora, questi quattro testi innanzitutto sono uno spin-off da una parte di un finale che il lettore di Odd Hot Cup of Tea potrebbe autoprofilarsi nella lettura del testo, cioè a seconda se leggete questo primo testo, Odd Hot Cup of Tea, che parla dello sbarco in Normandia il 6 giugno del 1944 sulla spiaggia di Omaha, a seconda di come interagite con la fabula, ha un senso andare a leggere gli ulteriori quattro libri aggiuntivi, che sono praticamente uno spin-off. Intervista dalle colonie Extramondo, Warning Area 51, Round Patrouille Orion, che è un libro ad omaggio della saga di fantascienza dei telefilm, che però l'ho declinata in altro modo. Allo stesso modo anche il testo Project UFO, che è un omaggio alla saga di ufologia proposta dai telefilm statunitensi costruiti sul progetto Blue Book, e questo testo ne è un suo omaggio, chiaramente declinato in altro modo, seguendo il plot che avevo già tracciato nei precedenti libri. Sono tutti libri a narrativa lineare, il che vuol dire che non avete modo di interagire con la favola e o mangiate la minestra o saltate dalla finestra. Ciao! Intervista dalle colonie Extramondo, capitolo 1. L'insediamento. Il corteo di 8 persone entrò silenzioso e marziale nel bunker, prendendo posto nella sala riunioni, là si sarebbe svolta l'inchiesta. Il presidente della commissione era un anziano, pragmatico e burbero generale dei Marines, accompagnato da un taciturno e paziente medico legale del Marines, che aveva servito parecchi anni sul campo come chirurgo negli ospedali di guerra. Seguì a ruota un generale dell'US Army, dall'aria pomposa e sprezzante. Al seguito c'era un giovane ex pilota di elicotteri che zoppicava vistosamente mentre teneva in mano una valigetta scura che sembrava essere piuttosto pesante. Prese poi posto al tavolo semicircolare della stanza illuminata da una luce biancastra e fredda un taciturno generale dell'US Air Force. Aveva un'espressione preoccupata e con un modo di fare alquanto nervoso sistemò le varie cartelle con l'etichetta Top Secret sul tavolo. Lo aiutò prontamente la sua attendente, che spostò dal tavolo i vari bicchieri di plastica e le bottiglie d'acqua minerale con il tappo aperto. Poi la giovane attendente dai capelli corti castani, una ingegnere aeronautica appena laureata all'accademia, si sedette in religioso silenzio sulla sedia che era leggermente alla destra e dietro il posto del generale dell'US Air Force. Con un passo più tranquillo, per niente marziale,
Un anziano generale dell'Usnavi che zoppicava, fumando la pipa, entrò silenziosamente nella stanza. Prese posto con un fare calmo e rilassato, continuando distrattamente a tirare la sua pipa. Era seguito da una giovane attendente dai capelli biondi dal taglio sbarazzino che proveniva dall'ufficio studi e ricerche meteorologiche dell'Usnavi. La ragazza indossava un attillato uniforme di colore blu scuro con i bottoni gialli ed aveva nella mano sinistra una valigetta di cuoio marrone. Anche lei, come gli altri attendenti, prese posto in solerte silenzio sulla sedia posta a destra e dalle spalle del suo ufficiale superiore. I soggetti nella stanza si guardarono in volto, senza proferire parola. Gli sguardi degli astanti fluirono sulle tre sedie vuote disposte a V nella sala. Questi erano posti sul margine destro del tavolo di legno a forma di ferro di cavallo, mentre di fronte al tavolo della commissione c'era una sedia vuota. Dal corridoio si sentirono i passi risoluti di varie scarpe di cuoio che si approssimavano alla stanza in modo affrettato. Era il capo dei servizi segreti, un giovane ed aitante vestito di nero con la cravatta rossa che era stato pompato dall'attuale corso politico alla funzione operativa che aveva avuto da pochi mesi. Al suo seguito c'erano due professori universitari piuttosto giovani con cattedra in astronomia ed in fisica. Avevano avuto un contratto di consulenza molto remunerativo ed erano stati obbligati a firmare una dichiarazione di sicurezza che li avrebbe costretti al silenzio e alla riservatezza per tutto il resto della loro vita. A differenza dello staff militare, che era zelantemente taciturno, i tre uomini entrarono nella sala riunioni, diedero il buongiorno ai presenti con un ampio sorriso rassicurante. L'accoglienza ai tre nuovi entranti fu però gelida, seguita da qualche segno del capo e qualche breve cenno informale con la mano destra. I due attendenti, con elmetto e tuta mimetica, armati di Colt M9 che presidiavano l'entrata, salutarono con rispetto militare le 11 persone, poi chiusero la porta insonorizzata della sala riunioni, sbarrandone l'accesso dall'esterno in modo marziale. Il generale De Marins si accese un grosso sigaro cubano ed esordì prendendo la parola. «Signori, cominciamo?» Warning Area 51, Capitolo 1. I 5 cadaveri dell'Area 53. Il medico legale, mentre indossava i suoi guanti bianchi da chirurgo, masticava con soddisfazione una gomma alla fragola, ozziando svogliatamente ai piedi del morto, che era riverso a terra, con il cranio traforato da parte a parte. Parere del medico legale, la vittima era morta a causa di due colpi d'arma da fuoco, sparati alle spalle a distanza ravvicinata. La vittima era il sergente Dick Byron, USAIR FORCE, numero di matricola DWTB872AFB513594 del Delaware. Era impiegato presso l'area 51 da 3 anni, poi era stato distaccato nell'area 53. La piastrina e fotografia identificavano la vittima. Il maggiore Douglas, addetto alla sicurezza dell'area 51, leggeva ad alta voce la scarna scheda della vittima. Il sergente Byron non aveva nessuna nota negativa. Un suo richiamo era un soldato puntuale e preciso nel suo lavoro. Divorziato, aveva un figlio di 13 anni. «Maggiore», disse il medico legale, «vede la posizione del corpo riversa in avanti? Vede i bracci disposti lungo il corpo? Tutto lascia supporre che sia caduto come un sacco di patate. Non ha tentato nemmeno di ripararsi il volto durante l'impatto a terra. È un segno evidente di una morte quasi istantanea. Vede questi due fori di proiettile nella parte occipitale del cranio? Vede che nella sabbia prospiciente la fronte c'è poca massa cerebrale? Vede che c'è anche poco sangue sul volto? Vede come sono puliti i due fori di entrata ed uscita dei proiettili? Scommetto che sono 2 9 mm in full metal jacket, calibri più grandi come il 3.57 oppure il .45 sono da escludersi, altrimenti il povero disgraziato avrebbe avuto la testa aperta come un cocomero durante la festa del 7 luglio. L'arma del delitto è probabilmente una Colt M9 con 2 proiettili in 9 mm. A parte i SEALS, siamo tutti dei potenziali assassini. La Colt M9 è l'arma d'ordinanza dell'USAF, dell'USARMI, dell'USMARINS, dell'USNAVI, disse sarcastico il maggiore Douglas. Non si disperi, maggiore, esordì Hillary, il medico legale.
Io ieri sera ero al bowling, ho 5 commilitoni che possono testimoniare. Poi aggiunse divertito, scommetto $50 che se prende un metal detector e ha tempo da perdere, gironzolando nel campo qua di fronte, in un raggio di 300 metri con un angolo di 45 gradi con direzione verso l'hangar, direi che è altamente probabile che troverà in terra o nella sabbia i due proiettili 9 mm che hanno ammazzato questo povero Cristo. Sergente, provveda a far battere la zona dell'area 53 con un metal detector, esordì imperioso il maggiore dell'USAF. Sì, signore, rispose il sergente dell'USAF. Vedi, maggiore, continuò svogliatamente il medico legale, indicando il terreno. Guardi questo fottuto grosso affossamento nel terreno sabbioso, che è poco distante dalla mano destra, mentre questa giace rivolta in modo innaturale lungo il corpo. Beh, scommetterei altri $50 che probabilmente la vittima teneva in mano qualcosa di piuttosto pesante, di forma vagamente cubica. Quando la vittima è caduta come un sacco di patate, l'oggetto che gli è caduto di mano ed ha fatto un piccolo avvallamento sulla sabbia, ma poi è stato sicuramente rimosso dall'assassino. Il maggiore, che era l'addetto alla sicurezza dell'area 51 e dell'area 53, osservava in silenzio gli elementi sul terreno indicati dal medico legale, mentre il premuroso sergente fotografava meticolosamente la scena del delitto, mettendo le targhette numerate, seguendo le indicazioni del medico legale. «L'ora della morte?» chiese l'enigmatico il maggiore. «Ma», rispose pensieroso il medico legale, mentre fece esplodere una grossa bolla fatta con la gomma da masticare. «Adesso sono le 10 del mattino. Il mattino, la vittima è rigida come un sasso, direi che potrebbe essere crepato tra le 22 e le 5 del mattino. Altro non saprei dire. Per essere più preciso, devo eseguire l'autopsia, che certamente confermerà queste mie prime impressioni sulle cause della morte ed arma del delitto». Round Patrouille Orion. Capitolo 1. La partenza dalla Scozia nel 1945. Era il 1945, da qualche parte in Scozia, in un giorno ventoso e senza sole, lungo l'aspra costa scozzese in una mattina d'autunno molto fredda, con una nebbia gelida che congelava le ossa. La Grants Clarendon, sigillata in un grosso Montgomery scuro, cinturata al collo da una calda sciarpa di lana blu, teneva con la mano sinistra una valigia che pareva essere piuttosto pesante. La giovane si diresse lentamente alla fine del viottolo, che terminava in un grosso spiazzo, vicino alla scogliera a picco sul mare. Quasi contemporaneamente la raggiunse zoppicando il giovane tenente dei Marines, Mark Sawyer, avvolto in uno spesso cappotto grigio-verde, trasportava una grossa sacca di tela verdastra che sembrava essere voluminosa e pesante. I due giovani non si erano mai visti prima di quel momento. All'improvviso sbucò dalla nebbia, senza essere anticipato da alcun rumore, il disco alieno che si diresse rapido e silenzioso verso la roccia, verso la rocciosa spiaggia scozzese, mentre gelidi e vigorosi marosi sferzavano la costa, sospinti dal tagliente vento polare. «Eccoli», disse Miss Henden, rivolgendosi in modo inespressivo al collega statunitense che era accanto a lei, distante mezzo metro. «Sì, pare proprio di sì», rispose pronto il tenente dei Marines. Poi il giovanotto si rivolse con tono preoccupato, guardando negli occhi la giovane. «Io mi chiamo Mark Sawyer, sono nato nel 1921 e sono tenente del Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Sono qui perché sono stato reputato idoneo a partecipare al progetto Mogul. Sono stato scelto dal governo statunitense da un pingue numero di candidati. Era uno dei pochi ad essere solo al mondo. Mia madre morì di parto quando ero piccolo. Mio padre se ne andò dopo qualche anno quando era ancora adolescente. Non ho più nessun parente vivo, non sono sposato e non ho figli, abbandonati per il mondo. Ho partecipato alla guerra del Pacifico e sono stato ferito ad una gamba da una scheggia di granata giapponese nella battaglia per Tarawa». Terminò imbarazzato il discorso aggiungendo: «Ecco perché zoppico». «Signorina, ci tenevo che lo sapesse». Fu così che il giovanotto chiuse il discorso mentre allungava la sua mano destra in attesa del consueto gesto di cortesia. La ragazza arrossì mentre strinse la mano del giovane. Rispose sorridendo in uno stretto accento britannico: «Sono Clarendon, sono ausiliare a Vrenz del governo di Sua Maestà Britannica. I miei genitori sono morti sotto le bombe di Hitler, il mio fratello è arruolato nella RAF, disperso nella battaglia d'Inghilterra, volava su un Hurricane. Non sono sposata e provengo dall'headquarter della Royal Navy, dove avevo mansioni di convoy controller».
Non credo di aver compreso tutto quello che mi ha detto, rise il giovanotto, cercando di sdrammatizzare la situazione, mentre il disco alieno si approssimava in hovering su di loro. Il giovane mosse buffamente il volto, dicendo: «Il suo accento britannico è davvero molto stretto, tanto che lei quasi non parla inglese, almeno per un americano, ma di una cosa sono sicuro, lei non è un alieno». La ragazza rise divertita, poi aggiunse: «No, non sono un alieno, sono di Londra e mia nonna era olandese». Era immenso il disco alieno che si mostrava in tutto il suo splendore tecnologico ai pochi astanti. La nave spaziale di circa 30 metri di diametro troneggiava silenziosa nell'aria come se non avesse avuto peso. Vagamente luminescente emetteva un freddo chiarore bianco. Il rumore del forte vento scozzese nascose ai due giovani il leggero ronzio a bassa frequenza che accompagnò la contestuale discesa di una rampa metallica che aveva tutta l'aria di essere una sorta di scala mobile. Giovanotto si approssimò per primo zoppicando sulla rampa, seguito a distanza ravvicinata dalla ragazza. In pochi attimi la rampa trasportò i due giovani all'interno dell'astronave. Sparirono così dalla vista degli autisti delle due jeep che erano parcheggiati una trentina di metri davanti alla scogliera scozzese. Project UFO, Blue Book Problem. Capitolo 1. Il progetto Mogul. Cosa? Vuoi ripetere? Chiesero tre dei cinque presenti. Sono nato nel 1923, signore. Sono Rance della Royal Navy. Non appartengo all'USNavy, ripeté Clarendon. Nel 1923. Santa merda, figliola. I suoi 76 anni li porta dannatamente bene. Pensavo che avesse sui 35 anni, disse il generale dei Marines. Figliola, ci vuol spiegare questa storia? Fu scelta per partecipare al progetto Mogul, iniziò nel 1945, lo scambio interculturale tra personale umano ed alieno. Sono partita dalla Terra nel 1945 per visitare la base aliena presso Sirio. Dopo qualche mese di sosta, siamo ripartiti e sono tornata sulla Terra nel 1962. Lavorai per qualche mese a Portsdown, in Gran Bretagna. Per voi sulla Terra sarebbero passati 17 anni, ma io viaggiando con gli alieni a velocità relativistiche prossime a quella della luce, il viaggio è durato solo 4 anni. Dopo una breve pausa a Portsdown, sono ripartita prima della fine del 1962 verso la base di Sirio. Un'altra breve sosta sulla base aliena, quindi l'astronave aliena è salpata tornando sulla Terra nel 1979. Altri pochi mesi trascorsi sulla Terra presso l'Area 51, quindi sono ripartita per Sirio. Sono tornata nel 1966. Solo pochissimi sapevano della mia vera identità. Ho chiesto un breve periodo di sosta per motivi personali. Al Pentagono mi hanno dato un lavoro di copertura presso l'ufficio del generale dell'USNavy con una sezione distaccata al comando NORAD di Cheyenne Mountain. Sono poi stata trasferita dopo qualche mese all'Area 51 e sono rimasta sulla Terra per 3 anni consecutivi. Adesso dovrei ripartire prima della fine del 1999. Infatti il disco alieno è già arrivato ed è in sosta nei pressi della base lunare Arcobaleno. Stanotte atterrerà sulla Terra per prelevarmi e ripartire per Sirio, proseguendo così lo scambio interculturale del progetto Mogul. Non so quando io potrei tornare sulla Terra, ma se la sosta presso la base aliena in Sirio sarà simile alle altre volte, è probabile che ritorni nel 2016, che per voi osservatori sulla Terra sarebbe tra 17 anni dall'attuale 1999. Miss Anden, che devo mettere nel mio rapporto da consegnare al presidente? Gli alieni stanno arrivando? Gli alieni vogliono rendere pubblici i rapporti diplomatici segreti che già hanno con noi, i russi, i cinesi, gli indiani? Oppure gli alieni si faranno fotografare dai telescopi terrestri e non mostreranno interesse a comunicare con la Terra? O che altro? Chiese il generale dei Marines. Non sono autorizzata a discuterne. La vostra clearance è solo di livello beta, la mia è di livello alfa. Sono spiacente. Però posso fare luce sul progetto UFO, che è una specializzazione del programma Blue Book. La ragazza estrasse dalla propria valigetta due libri ben rilegati, di media grandezza. Avevano la copertina blu. Una copia del libro la donna la porse al generale dei Marines, mentre la seconda copia la consegnò al generale dell'USNavy. Il presidente della commissione, il generale dei Marines, si mise a sfogliare rapidamente il testo, mentre accanto a questo si era affiancato in silenzio anche il generale dell'USArmy. Al fianco del vecchio generale dell'USNavy si avvicinò assai imbarazzato il generale dell'US Air Force, che passandosi preoccupato una mano sopra la fronte esordì: «Santo cielo, questa è tutta roba nostra!» «Signorina, io non ho una copia da poter leggere», sibilò furioso il capo dei servizi segreti.
rivolgendosi a Claire. Lei non ne ha bisogno, sa già tutto. Come ha commentato il generale dell'USAF, è quasi tutta roba vostra. Sorrise impeccabile la donna, gelando la richiesta del giovanotto dei servizi segreti. Di che cosa parla la saga di Mia Fantascienza? Che è composta da 4 libri. Intervista dalle colonie Extramondo, Warning Area 51, Round Patrol Orion e Project UFO. Allora, questi 4 testi innanzitutto sono uno spin-off da una parte di un finale che il lettore di Odd Hot Cup of Tea potrebbe autoprofilarsi nella lettura del testo. Cioè, a seconda se leggete questo primo testo, Odd Hot Cup of Tea, che parla dello sbarco in Normandia il 6 giugno del 1944 sulla spiaggia di Omaha, a seconda di come interagite con la fabula, ha un senso andare a leggere gli ulteriori 4 libri aggiuntivi, che sono praticamente uno spin-off. Intervista dalle colonie Extramondo, Warning Area 51, Round Patrol Orion, che è un libro ad omaggio della saga di fantascienza dei telefilm, che però l'ho declinata in altro modo. Allo stesso modo anche il testo Project UFO, che è un omaggio alla saga di ufologia proposta dai telefilm statunitensi costruiti sul progetto Blue Book, e questo testo ne è un suo omaggio, chiaramente declinato in altro modo, seguendo il plot che avevo già tracciato nei precedenti libri. Sono tutti libri a narrativa lineare, il che vuol dire che non avete modo di interagire con la favola e o mangiate la minestra o saltate dalla finestra. Ciao!